In questa puntata Stage Self Casting, organizzato dall'SD Spaus Aurata. Maggio, il mese delle mormore giganti. Come effettuare l'innesco del granchio. ABC del self casting con la nostra Maria Grazia Tropeano. Grecia, pescare identici col vivo. Benvenuti e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Self Casting Deluxe. Il primo video non è esattamente un video, ma una raccolta di immagini inviata dall'amico Fabio Andreoli del team ASD Spaus Aurata, inerente allo stagio di Self Casting che si è svolto a Capo Liberi nella bellissima isola Lerba il 28, 29 e 30 marzo 2014. A cui hanno preso parte 9 partecipanti, guidati per mano da Walter Fendelis. Guardiamo alcune foto. Grazie a Fabio per il contributo inviato e vi ricordo che la restante parte del video, più altri video interessanti, li potete trovare sul suo canale YouTube con il nome di Fabio Ivan Self Casting. Passiamo adesso ad altri due filmati che ci ha inviato Marco da Roma, detto Emilio. Miau! Il primo video riguarda delle bellissime mormore giganti catturate con la compagnia di Gaetano Lucci e Massimo Scaringella nel mese di maggio. Mentre il secondo filmato riguarda un particolare innesco di granchio, boccone amato dall'orata. Ma guardiamo subito il primo video. Thank you.
Se a maggio si inizia già così, quest'estate si prevede una raccolta del tutto spettacolare. Complimenti a tutti i surfcasters! Passiamo adesso al secondo video, sempre di Marco Ermicio, che ci mostrerà come innescare il granchio con qualche piccolo trucchetto. Noi facciamo questo, tagliamo la prima ghela, l'altra ghela, dopodiché io gli vado a togliere ovviamente l'amo, perché noi questo qui ce lo inneschiamo per fare l'orata. E come si fa? Allora, si tolgono anche le zampette queste dietro, perché lui con queste ci si insabbia. Si prende il filo elastico, io uso questo qui della Breakaway, quello doppio, adesso non mi ricordo che diametro è. Faccio questo lavoro, gli metto praticamente il filo elastico dal secondo cornetto del ruggetto dietro e inizio a girare, giro così, poi me lo passo da quest'altra parte, con la speranza che riuscite a vederlo. L'importante è non far passare l'elastico qua sulla bocca che lui ha sotto, perché lui con quella ci respira, se noi gliela andiamo a chiudere lui muore, e una volta che il granchio muore non può essere mangiato praticamente dagli altri granchi, chiamiamoli cannibali. In più, facendo questo sistema qui, che io dopo vi faccio vedere come me lo vado a innescare, me lo posso lanciare più volte, proprio perché non muovo il granchio. Adesso io sto a fare parecchi giri perché il granchio in questione è grande, quindi è pure ottimo per una preda grande, è meglio pure per legarcelo. Allora io faccio questo lavoro, poi vado a chiudere, questa è la parte diciamo un pochino più difficile, sempre sul cornetto, secondo cornetto, diciamo su, lo chiamo cornetto, ma non lo so tecnicamente come si chiama. Mi do un altro giro, me lo richiudo anche qua dietro. Sono fatti tanti, bastano 4 giri da una parte e 4 dall'altra. Al cornetto è questo. Okay. Faccio un micro pezzettino, io faccio praticamente questo lavoro. Come vedete il granchio è bello vivo, si muove, non c'è problema. Io faccio passare l'amo qui, la respiro, lo passo qua dentro, poi lo ripasso anche di qua senza andare a bucare il granchietto. Quindi che succede? Poi io tra l'altro uso anche degli ami che hanno un dentino dietro, qua dietro al contrario, che sono questi, i T-Rex 1BHKH10075. Questi praticamente, in caso sta per entrare l'amo dentro, il dentino qua dietro me va a bloccare, si blocca sul filo elastico, e quindi non arriverà mai a bucare il granchio. Certo, dopo svariati lanci sì. E adesso ci lanciamo il granchio e speriamo nell'orata. Ciao ciao!
Ringrazio Marco Armicio per i video che ha condiviso con me e con tutti voi. E vi ricordo che potete rivedere questi ed altri filmati sul suo canale YouTube, al link che compare in sovraimpressione, www.youtube.com/ermicio74. E adesso la nostra rubrica BC del Selfcasting. Oggi parleremo di nodi. Inizieremo con un nodo usato dalla maggior parte dei pescatori, il nodo Palmar. Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata della BC del Selfcasting con la vostra Maria Grazia Troveano e dal vostro Trophy 75. Oggi parleremo di nodi. Inizieremo con un nodo semplice che usano tutti i pescatori, il nodo Palomar. Ve lo farà vedere mia figlia, sperando che abbia imparato ciò che io gli ho insegnato. Prego, Maria Grazia. Allora, intanto dobbiamo utilizzare un amo ad occhiello. In questo caso io utilizzo il Bud Bass 3-0. Poi prendiamo la lenza e la facciamo entrare dentro l'occhiello. Sempre dallo stesso verso lo rientriamo facendo un'asola, né troppo piccola né troppo grande. Lasciamo l'amo e facciamo un nodo. Prima di stringere del tutto, facciamo entrare l'amo nella nostra asola. Lo bagniamo con la saliva per ammorbidire la lenza. E poi andiamo a stringere. Lasciando sempre sia l'asola che la lenza sopra l'amo. Brava la nostra Maria Grazia. Aiutati con questo. Perfetto. Ed ecco a voi il nostro nodo Palomar. Che viene utilizzato da moltissimi pescatori. Brava la nostra Maria Grazia. Bene, con questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata della BC del Selfcasting con Trophy 75 e Maria Grazia Troveano. Ciao! Ringrazio Claudio Troveano per non avermi fatto fare i nodi del mio ABC del Selfcasting. E adesso andiamo a vedere la cattura di alcuni dentici da riva con l'innesco del vivo, filmato e inviatomi dall'utente Marcos Vitalis, dalla bellissima città Atene. Thank you.
e lo ringrazio per la gentile concessione di questo bellissimo filmato. Potete vedere questi altri video sul suo canale YouTube www.youtube.com/powerplay8. Siamo arrivati ai saluti finali. Prima di salutarci vorrei ricordarvi gli eventi che ci saranno a breve. Primo evento, secondo trofeo Overnight a Box di 2, sabato 21 giugno. Secondo evento, ottavo trofeo Team Azzorre Shimano, sempre sabato 21 giugno. Terzo evento, raduno self-casting blog, organizzato da Federico Marchetti, giorno 28 giugno. Quarto evento, concorso fotografico organizzato da Instafish. I vincitori vedranno la loro foto pubblicata sulle riviste Pesca e Mare, Pesca in Pesca a Terra e Carp e Catfishing. Vi invito come sempre a mandare i vostri video alle mail che vedete in sovraimpressione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti da Maria Grazia Terreano e Trofi75. Ciao!